Siamo a Brindleton Bay e come vedete è nato un maschietto a Cassandra e Aaron che il gioco ha chiamato Luca. È nato mentre io giocavo da un'altra parte, stavo registrando, e però appena cresce gli cambierò il nome, non perché Luca non mi piaccia, ma perché sapete che io do nomi non italiani per scaramanzia. Ma oggi c'è un evento speciale che ci aspetta, un evento molto molto speciale. Andiamo da Adam e il mio amatissimo Kay, anche il mio Adam, e eccoci qua. E buongiorno a tutti, eccoci a casa dei miei amatissimi Adam e Kay. Io sono pazza di Kay, lo sapete, fin da quando è bambino. Hanno invitato Aaron, Sean e Sebastian. C'è la nostra Shaula che sta benone e adesso c'è stata la proposta di matrimonio da parte di Adam perché il flirt sono riuscita a farlo rinascere di nuovo ed è bello alto. E adesso il nostro Kay pianificherà le nozze e non avete idea di dove li porto per le nozze. La torta è già nell'inventario di Adam. Spero, mi sembra di sì, yes. E le nozze ci verrà anche Shaula, ovviamente. Allora, festa di nozze. Ma sì, facciamo l'evento di prestigio. Sposo, sposo, 2, ok. Ospiti, allora, Lorenzo, Grace, poi Cam e la zia Madeline, Kevin, Madison, va bene, Sean, Aaron, proprio una festa di famiglia. Kendra non c'è? Adam, non conosci Kendra? No, è Kay che organizza perché non conosce Kendra. Vabbè, facciamo proprio la famiglia, quindi il papà dello sposo e i fratelli dello sposo, sua madre, suo padre, suo zio, no, suo fratello e sua sorella e la cognata. È strano che non ci sia Kendra che è la sorella, boh, stranissimo. Boh, vabbè, la inviteremo strada facendo. Catering non ci serve, no. Niente. Mixologo non c'è un bar, invece un DJ ci vorrebbe. Ma è il DJ, no. Lo assumiamo quando siamo là. E adesso, signori miei, andiamo, vediamo se me lo dà, Parco, Piazza Gazza, Parco, Serpente Assoluto, no, mi sa che non c'è. Le antiche rovine, dove sono? Di che cosa fanno parte le antiche rovine? Okada, la residenza O'Callaghan, caffè, lepre, piscina, rovine antiche, yes! Guardate, ho fatto tutto un angolino per il matrimonio di Adam e Kay, finalmente! Oddio, Shaula! Shaula la dobbiamo far venire, eh? Eh sì, deve assistere. Assolutamente. È che non c'era fra le conoscenze, allora chiama Shaula e facciamola venire. Ok, andiamo qui. Kay, dov'è l'angolino che ho preparato? Eccolo qua, c'è di tutto e di più. Ci sono già anche i regali di nozze. Eh sì, guardate quanti bei pacchetti. Allora, tu metti qui la torta, gioia mia. E servi il cibo, serviamo tempura di verdure, servi il cibo pollo arrosto, servi il cibo amaretti alle mandorle e basta così.
assumi un personale, assumi un DJ professionista e formiamo un gruppo così. Allora, forma un gruppo, altre scelte, azioni, forma un gruppo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siamo a posto, ci sono tutti, no? Mancano Madison, chi è questo qua? Ah, DJ professionista, ok, andate tutti qua. Poi arriveranno anche Madison, questo è Kevin. Ok, aggiungi al gruppo. Altre scelte, azioni. Ah, c'è. Ok. Andate tutti qui. Vai qui insieme. Questo qui è. Chi è sto qua? Sean, com'è elegante Sean. Ok. Aaron, cominciate a chiacchierare un po', fai un complimento sincero, sei molto elegante. Tu invece parla con lui, chiedi della sua giornata e ringraziate per la presenza. Tu chiama Shaula, che deve assistere anche lei. Ringrazia per la presenza. Questo qui chi è? Sebastian. Ah, wow, Sebastian è senza firmina, però anche con lui ringrazia per la presenza. Dopodiché Madison manca. Madison da aggiungere al gruppo è Lorenzo, possibile? Questo è Lorenzo, spero, no? Non mi sembra. Aspettate, vediamo chi è questo qui. Don Rodrigo non ci interessa, non è invitato alle nozze. Il DJ, non arriva, vabbè, ce lo siamo pagato. Ok. E adesso sposati con Kenyu. Signori, un bellissimo matrimonio. Dagli, me ne dimentico, che ci posso fare? Mi dispiace che non sia venuta Madison, mannaggia. Poi balleranno un po', mangiano e fanno tutto quello che c'è da fare. Ma dov'è Madison? Ma perché non è venuta Madison? Boh. Va bene, Shaula, assisti alle nozze anche tu. Chiamala Shaula, su, deve stare qui. Sposati. Sposati con Kay, su. Forza, vediamo come siete messi. Beh, dai, siete messi bene. Urca! Oh, adesso scusate, ma qui ci sono le foto di rito. Aspettate. Un bel po' di foto. Devo fare un attimo pausa, se no non mi riesce di girare giusta, ecco, così lo voglio. Ok, così, così, in giù, e adesso posso far andare e fare foto a manetta. A manetta. Ah, già, voglio fare play. Play, foto a manetta, via. Ci. Amori, il mio ok. Perché non si sposano? Su? Che c'è che non va? Hai fatto pipì sotto? Oh, lo scambio degli anelli. Bacio. Coriandoli. Abbraccio.
vai, ma sono emozionata, ma è pazzesco. Kay e Adam sono sposi. Chi è che è andato a fare fichi fichi nel cespuglio? Ma dai, non è possibile. Ok, tu vai a far pipì, Kay, adesso, perché no, no, fertilizza. E poi mangi, e poi ballate. E poi prendi una porzione insieme. Adam, sveglia, su, anche tu prendi una porzione. Prendi una porzione insieme, forza. Guardate che bei regali, chissà cosa c'è. Poi lo sapremo quando arriva la posta. Ma che strano che non ci sia Madison, Lorenzo e compagnia bella. Oh, guardate qua che bella foto che ci viene. Bella. Con le rovine dietro, la cattedrale in rovina. Quella sembra proprio una cattedrale. Guardate che meraviglia. Che bel posto per sposarsi. Su, tutti seduti che facciamo un po' di fotine. Forza, vai a sederti vicino al tuo marito. Ma no, ok, vicino al marito, amore, dai. Vabbè che avete tutta la vita da passare insieme adesso. Ah, Adam, sei lì da solo, ma siediti qua, gioia. Siediti qui. Ah no, ci si siede tuo fratello gemello. Che strano che Madison non sia venuta, però. Adesso dovete aprire la torta. Il pollo è quasi finito, dai, se lo sono mangiato bene bene. Adesso Adam, aggiungi delle decorazioni nuziali e prendi un pezzo insieme. E qui ci vuole la fotina. Eh sì. Sì, va bene, lo so, ci sarà qualche difficoltà, figuriamoci. Prendi un tarta, taglia la torta nuziale. Vai. Ok, fantastico. Concediti una bevanda. Purtroppo al bar non ci abbiamo pensato. Va benissimo così. Oh no, Shaolo è stata morsa da uno scoiattolo. Ma poi. Oh, guardate che è tutta innamorata, Shaola. Mizzica si è sporca, o appena a casa le facciamo un bel bagnone. Oh, siamo all'argento, ragazzi. Su, allora. E il DJ dov'è finito? Vabbè. Impostazioni della radio pop. E adesso vi fate un bel ballo di gruppo. Uno, due, passo. Ok. Anche tu, Shaola, le gira la testa, poverina, ma proprio oggi, il giorno delle nozze, dovevi farti mordere da uno scoiattolo, piccolina. Oh, qui facciamo un po' di foto, fotine, fotone. Dai, dai, ballo di gruppo, via. Così, vicino. Forza, fate dei movimenti belli, no? Tutti scoordinati così. Su, va bene lo stesso, la faccio lo stesso la foto, però. Dai, Ma fate un ballo di gruppo? Su. Ballo di gruppo. Balla insieme. E anche tu, fate sto ballo di gruppo, ragazzi. Balla insieme. Oh, eccolo, eccolo il ballo di gruppo. Eccolo qua. Oh, Shaola dorme, bisogna portarla in clinica. Povero amore. Oh, Chaps!
Dai, dai, che arriviamo a loro. Cosa manca? Concediti una bevanda. Qui non è possibile, per cui non ci posso fare niente. Ci dovevo mettere un mappamondo e via. Ci mettiamo il mappamondo? Ci mettiamo il mappamondo. Ecco, messo il mappamondo. Vai, Kay, fai tu. Servi un vassoio di bevande. Facciamo linfa di ciliegio che è il più prezioso, basta ballare, vai. Servi le bevande e tu servi un altro vassoio di bevande perché sono solo quattro bicchieri e prendi un vassoio di classico Yorkfield. Ci avete pochi soldi, ma adesso poi domani guadagnate. Qui c'è la puzza del cespuglio. Dai, ok. Prendi una bevanda insieme e tu, anche tu, magari lo mettiamo sul tavolo. Non ci sta sul tavolo? Qua, prendi una bevanda insieme e tu prendi una bevanda insieme. Forza. Olè, vediamo se concediti una bevanda vale. Tutti belli, momo, che bel posto per sposare. Anche tu al gabinetto devi andare, vai, fertilizza. Fichi fichi in quella schifezza non ce lo facciamo, eh. Dai, non vale come bevanda. Sì, vale. Vale. Ok. Benissimo. Vediamo che altre foto possiamo fare. Poi qui resterà un po' sporco, ma verremo a pulire più avanti. Oh, parla col fratello, sì, è suo fratello Kevin. È suo fratello. E Kevin ha avuto il maschietto, l'avete visto? Purtroppo non... Mamma mia, come sta male. Non puoi viaggiare durante una situazione. Dopo la portiamo dalla veterinaria e lui apre. E lui apre. Ma perché? Oddio, guardate il morso dello scoiattolo. Cosa gli ha fatto, povera sciaula? Certo, è andata anche lei dentro il cespuglio. Poverina, dai, veloce a finire sta festa di matrimonio. Ok, ha guadagnato 288, molto bene. Su, finiamo sta festa, mangia il cibo, manca qualcuno che mangia il cibo, forza. Mangiamo qualcuno che mangi prendi un pezzo insieme, dai, così la finiamo bene e facciamo. Ok, basta così. Siamo all'oro, ragazzi, matrimonio d'oro. Ma dobbiamo portare Shaula, poverina. Dai, che sta finendo, Shaula, resisti. Resisti. Chi è questo qui? È Sean che gli scappa la pipì. Ok, ci andrà se vuole. Anche Grace deve far pipì. Ok, sta male. Ovviamente non poteva esserci tutto a posto, vero? Tu non la puoi curare qui visto che sei veterinaria. Accarezza. Conforta Sciaula e fai un bagno dove infatti non c'è. Portala dal veterinario, dai, veloce. Portala alla clinica e curala. E vacci, Sean, scusa, ce l'hai lì il cespuglio, fa schifo, ma... Fa schifo, ma c'è. Oh, fino a sera tardi è durato questo matrimonio, una foto notturna. Lui è flirtantissimo, ma amore. Ciao, dai, finiamo, nozze d'oro. Si butta nella pozzanghera di pipì, ma che schifo. Dai, Sciaula, non va bene. Su. Eccoci qua, le sta dicendo di non rotolarsi nelle pozze. Porta alla clinica veterinaria. Il premio
Hanno elettrodomestici e oggetti decorativi. Molto bene, appena siamo a casa andiamo a vedere cosa ci hanno regalato. Qui è diventato sporchissimo, ma poi verremo a pulire. Dai, porta alla clinica veterinaria, su. No, devi andare a Brindleton, per ora è l'unica clinica che abbiamo, ma ora ne ho una. Vai, portala lì, che tanto è tua, la clinica la apri quando vuoi. E poi prima notte di nozze. Ale, vai, cura Shaula. Inizia a visitare Shaula. Tu vieni qui anche tu, che sei ovviamente preoccupato per Shaula, e ti siedi sulla seggiola. Ma perché entrano di là? Me lo spiegate questo? Perché devono entrare da lì e non dall'ingresso principale? Anche questa cosa, boh, vabbè. Io ho pensato che Kay potrebbe lasciare il lavoro di scienziato e fare il veterinario, aiutare. Perché lui potrebbe preparare anche i medicamenti, anzi lo mettiamo, no, perché dormi Gioia? No, 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 Gioia mia, vai a cominciare a usare questo macchinario qui per preparare, svolgi attività di laboratorio, tu che sei uno scienziato, magari fai qualche scoperta e potrebbe lavorare qui come tecnico di laboratorio, ok? Così la clinica funziona meglio. Dai, Shaula, adesso ti guarisce, Adam, povero amore. Si ammalano un po' troppo spesso i nostri cagnoloni, però. Esame. Esamina la bocca. Amore. Stai tranquilla, Shaula, è il tuo Adam che ti cura. Esame, misura la temperatura. Sì, tranquilla lei perché c'è Adam a visitarla. Controlla, ascolta il respiro, rassicura l'animale. Che si sta un pochino agitando, controlla il grafico, febbre del graffio dello scoiattolo, quindi vediamo la terapia, siero dell'ottimismo. Ecco, guarita, amore. Ma c'è ancora la salivazione? No, adesso è solo sporca. E c'è anche qualche pulcettina, mi sa. Altre scelte, dai un dolcetto che è stata brava, va? No, le girano intorno i moscerini perché è sporca. Adesso andiamo a farle un bel bagno. Vai a casa, tu rimani un po' qui a sperimentare. E tu vai a casa e fai un bagno a Shaula. Chiama Shaula da te perché non è per niente contenta di essere. Tu finisci qua la sperimentazione. Sì, io ho deciso che anche Kay lavorerà nella clinica. Tanto è un po' come un lavoro di scienziato. Qui fa scoperte, crea sieri, crea medicine. Shaula, vai, amore. Chiamala. Oddio, che ha? Ma sta ancora male? No, non sta male. Vuole giocare. Ok, dai, vai a casa anche tu. Basta sperimentazione. Adesso dovete fare il bagno a Shaula. Su. E tu stai andando a casa? Sì, benissimo. Ok. Eh no, Adam, te lo scordi assai di andare a letto. Fai il bagno a Shaula.
No, perché non può fare il bagno Shaula? Ah, perché Shaula non è qua, chiamala. Ok, fai un bagno Shaula. E tu dov'è che stai dormendo? Ma tu dormi sulle panchine, vai a casa. Tu fai il bagno a Shaula, molto bene, perché è un po' a disagio con tutto quello sporco addosso. E poi dovete fare fichi fichi, ragazzi miei, eh? Fai il bagno a Shaula, usa, fai la doccia calda e sensuale e tu fai sto bagnotto a Shaula. Mamma mia, la nostra Shaula si è ammalata 2 volte, perché prima, mentre stavo aspettando il mattino per organizzare le nozze, Shaula aveva dei disagi che poi erano, non mi ricordo cosa, comunque l'ha curata Adam. Shaula, stai arrivando per il bagnotto? Sì, vai, non è felice di fare il bagno, ma come? La mia Zoe era tanto felice quando la facevo entrare in acqua. Dai, hop, su. Olè! Bravo, tu fatti la doccia e poi fate fichi fichi. La prima notte di nozze, mamma mia, mamma mia. Fai fichi fichi con Adam Storm. Adam, ce l'abbiamo fatta, amore, siete una coppia di marito e moglie. Vediamo se qui dice. Allora, dov'è Kay? Dov'è Kay? Uè. Dov'è Kay? Dovrebbe essere fra i primi Kay. Ah no, perché. Ah già. Allora, coniuge, sì, sono sposati, che bello. Sapete quanto l'ho aspettato sto momento? Che poi quando mi erano sparite le relazioni mi sarei uccisa. Perché si erano già veramente diventati compagni del cuore e ho dovuto ricominciare tutto da zero, erano solo appena appena amici. Brava Sciaulotta, tu non mi fai lo scherzo che vai a dormire, eh? No, 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 aspetta, svegliati. Dai che è finita, su, forza, fai fichi fichi con Adam. Non c'è, cerca di avere un figlio, quasi quasi farei che uno dei due può rimanere incinto. Sì, lo so che sei stanco, ma la prima notte di nozze si fa fichi fichi, punto e basta, senza altre discussioni, capito? Non voglio contestazioni di sorta. Oh, là! Avanti. E col fichi fichi finiamo la puntata, ovviamente. Ma Shaula, ma dormi lì? Vabbè, che al fichi fichi forse è meglio se non assisti. Sì, vediamo. Sì, è certo, sì. Andate. Vai, ok. Oh, lei l'ha capito, amore. Ma vomita, ma non dirmi che sta ancora male. Non è possibile. Ma dai, altre scene. Ma come? Ma è innamorata, è in calore, cos'è? Ma perché vomita? Forse ha fame? Boh, vabbè. Qui si può pulire? Sì, si può asciugare, ma mo fanno fichi fichi. Eccoli qua, ragazzi, prima notte di nozze fra Adam e Kay. E io vi saluto su questa scena romantica. Vi dico ciao ciao, vi dico commentate, vi prego, tanti commentini, tanti mi piace. E ciao a tutti!